Ciao a tutti. Ciao a tutti. Bentrovati. Allora. Vediamo che se arriva qualcuno. Come al solito vi invitiamo a commentare quando siete collegati per darci un feedback. Ok, aspetta, allora vediamo un attimo. Io, scusa Giuseppe, apro pure Facebook la pagina, così ce l'abbiamo. Poi li vediamo i nomi di chi è quando scrivo, li vediamo. Oh, io se sotto la diretta si può commentare, no? Perché io, ad esempio, quando abbiamo fatto la diretta privata, oggi ho commentato un po' di messaggi. Quindi, se diciamo, se non riusciamo a rispondere a tutte le domande, diciamo, in diretta, magari poi non vi preoccupate, che poi, appena abbiamo un attimo di tempo, ci mettiamo lì, li riguardiamo le domande su Facebook e rispondiamo poi di volta in volta a quello che ho fatto io oggi sul gruppo privato. Lo possiamo fare anche sulla live. Quindi, a volte arrivano tantissime domande una dietro l'altra, quindi è difficile rispondere a tutte. Quindi, diciamo, magari ne tralasciamo qualcuna. Poi magari se fate la domanda non vi rispondiamo immediatamente, magari le vediamo, comunque ci rimangono memorizzate, quindi magari noi andiamo avanti col programma di stasera, che è la covered call, ed eventualmente, diciamo, non vi preoccupate se non rispondiamo immediatamente, magari rispondiamo più tardi, quindi era quello. Io ti volevo chiedere una cosa, Giuseppe, ma avevi preparato il materiale, vero? Ah, io ho aggiunto un po' di materiale di analisi sulla convenienza, no? Ho fatto un po' di Ah, studi ok. su Excel, ho Poi, fatto un po' di Excel. una cosa, c'era, io non so se tu hai visto, ci sono arrivate qualche mail che ci domandavano chiarimenti sul corso. Cioè, ci hanno detto un attimino che cosa riguardava il corso, le viste, no? Non so se tu hai Sì, oggi risposto. non le ho viste tutte, ma che ce n'è parecchie. Comunque, diciamo, per chiarire un attimo, il corso è il corso Free Trade. A differenza del corso gratuito, dove abbiamo fatto vedere, diciamo, abbiamo spiegato il collar, nel corso Free Trade si fa un trading dove si usano solamente le opzioni. Nel collar abbiamo fatto vedere un tipo di strategia, che è il collar, dove si ha l'utilizzo del sottostante, quindi di un'azione o, diciamo, di un future, eccetera. E si usano, diciamo, le opzioni per proteggerci o diciamo, per fare la struttura collar che avete visto sul corso gratuito. Il corso Free Trade invece ha un altro scopo, cioè ha un altro scopo proprio, è un trading esclusivo con le opzioni, non si usano sottostanti, e ha lo scopo di avere un sistema e una tecnica per arrivare a creare dei trade che non possono perdere. Quindi si parte da determinate strategie per poi, diciamo, fare determinati movimenti e correzioni fino a trade che non possono perdere. Oltre a questo ci stanno degli esempi pratici, ci sono, diciamo, anche un capitolo sul money management, dove spieghiamo in base al capitale di ognuno quanto deve investire su ogni operazione, quanto mettere massimo, diamo proprio delle indicazioni ben chiare e specifiche. Anche la, diciamo, la parte, diciamo, teorica è comunque sia tutta, diciamo, con delle regole molto precise, che poi possono essere cambiate, diciamo, dal trader di volta in volta in base alle sue caratteristiche di rischio rendimento. Vogliamo partire? Sì. Vabbè, inizio a commentare, poi quando arriva il turno mio presento le Vuoi che ti faccio vedere? Ah, ok, cominciamo a sharare, sono 17:36. Diamo un'occhiata un attimo al mercato. Il mercato che sta facendo? L'hai visto? Il mercato americano attualmente è salito, è partito a rialzo, adesso sta ritracciando, no? No, sta risalendo, per fortuna che ho una bella posizione, gioco deve, poi ne parliamo. Ok, allora, un attimo, intanto faccio tutte le operazioni. Allora, Devi fare lo sharing. sì, un attimo che faccio partire le slide. Ok, share screen. Ok, adesso Ok, c'è la ci siamo?
Sì. Allora, l'altra volta, come stavamo dicendo, abbiamo visto il collar, quindi fondamentalmente, come dicevamo, una posizione che è composta da tre elementi: il titolo, la long put, che è di protezione, e la short call. La short call in questo caso ci serve a pagarci la long put, che ha un costo, quindi diciamo che lo scopo della short call è ripagare la protezione che è la long put. Cosa accade però se noi eliminiamo la long put? Cosa avremo? Avremo il titolo più la short call. I due messi insieme fanno praticamente la covered call. Ok? Infatti avete visto qui sulla destra, vedete che non c'è più diciamo, la linea rossa della put, ma rimane soltanto la riga verde e il titolo. Quindi la composizione è fatta da questi due. Ok? La covered call, vediamo le caratteristiche. Allora, la covered call, se voi andate a cercare su YouTube, su internet, ovunque diciamo si parli di opzioni, è una delle strategie più usate per chi fa utilizzo di titoli, quindi per chi investe titoli, ma anche in grandi quantità, perché è una strategia molto semplice, diciamo basta avere il sottostante, si vende una call contro contro il titolo e si ottiene un premio, quindi diciamo è molto 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 usata. Però stasera andiamo un attimino a analizzare un po' più nel dettaglio. Quindi dicevo, è una strategia tra le più usate per chi investe in titoli. Si usa quando si prevede un movimento a rialzo o a ribasso non eccessivo. Dopo sulla parte grafica vediamo perché si usa in questi motivi. Quindi se uno ha una visione di un titolo, supponiamo che ha avuto un forte ritracciamento e quindi si prevede che faccia un rimbalzo violento o possa continuare una discesa con alta volatilità, non è il caso di usare la covered call. Se invece prevede un mercato a rialzo, ma non così violento, diciamo, che possa diciamo, rompere diciamo, la parte call, quindi rompere il break-even della call, allora quello è il momento per poter fare una covered call. Quindi il premio che otteniamo dalla call ha due funzioni. Ha una funzione diciamo di un minimo di protezione, quindi una sorta di stop loss, ci dà uno stop, quindi ci protegge il nostro titolo in parte, e allo stesso tempo se il movimento a rialzo non supera la call e lo strike della call, lo vediamo, non vi preoccupate, dopo lo vediamo meglio, ci fa anche da amplificatore di guadagno nel rialzo diciamo del titolo. La covered call si chiama così perché, diciamo, se il compratore che ha in possesso la call dovesse esercitare l'opzione e chiedere i titoli, noi già li abbiamo in portafoglio. Questa frase, diciamo, per chi non sa ancora cosa significa esercizio, diciamo, tutta una parte teorica basica, diciamo, su cosa sono le call e le put, magari gli è un po' scura, però, diciamo, non vi preoccupate, ma magari piano piano ci arriviamo. Ok? Allora, facciamo un piccolo esempio. Abbiamo qui il titolo Apple. Il titolo Apple attualmente si trova a 199 dollari, quindi su questa, diciamo, sulla questa candela verde. Ci troviamo quindi più o meno a metà tra 200 e 198, quindi siamo circa a 199 dollari. Ok? Che cosa facciamo? Prendiamo la chain, ad esempio, abbiamo preso una scadenza a 30 giorni, ma ovviamente poi. Come chi conosce le opzioni sa benissimo che le scadenze sono ogni settimana, quindi si possono scegliere qualsiasi scadenza. In questo caso, per uno standard che più o meno si prende, è i famosi 30 giorni. Abbiamo preso quindi una scadenza a 30 giorni. Siamo andati sullo strike 210, ovvero questo qui, e abbiamo venduto una call a 2,86 dollari, che corrispondono a 286 dollari, perché come dicevamo l'altra volta scorsa. L'opzione, diciamo, nel mercato americano è sempre moltiplicata per 100 il valore dell'opzione. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo venduto questa call a 210 e abbiamo il titolo attuale. Ok? Ora, avendo incassato 2,86 dollari di premio, vuol dire che noi abbiamo una protezione, diciamo, per il premio ottenuto di 2,86 dollari. Quindi se noi da 199 dollari, che era il titolo, togliamo 2,96 dollari, diciamo che è il premio che abbiamo,
abbiamo praticamente un prezzo che è il 196,14, qui vabbè non è precisissimo, insomma questa linea rossa, dove ci funge da stop, ovvero se il titolo, una volta venduta la call, non scende al di sotto di 196, diciamo noi abbiamo, diciamo, sotto fino a 196 non abbiamo perso, perché abbiamo il premio che ci ripaga della distanza tra 199 e 196. Quindi quest'area è, tra virgolette, protetta. Okay? Al di sotto ovviamente perdiamo. Okay? Se invece il mercato, il titolo sale, tra 30 giorni, quindi quando scade la call venduta, il titolo salirà fino a 210, ma non oltre, e avremo, se avessimo avuto solo il titolo, avremmo guadagnato... aspetta, scusate. Oddio. Che ho fatto? Devi scerare, esatto. No, perché volevo togliere. Tu lo vedi questo? C'è questo? Niente. Vedo la slide. Sì, ma ci vedi sopra questa cosa bianca? Sì, la puoi spostare, clicca e trascinala. No, non mi fa... Non me la fa... Ah, ok, eccolo. Ok. Quindi se tra 30 giorni il titolo salirà fino a 210, quindi all'altezza dello strike della nostra call venduta, se avessimo avuto solo il titolo avremmo guadagnato 1100, quindi ci saremmo trovati, diciamo, partendo da 199 che è la nostra posizione, supponiamo che tra 30 giorni ci troviamo a 210, avremmo avuto un guadagno con il titolo e basta di 1100 dollari. Avendo venduto la cover e call avremo il guadagno del titolo più i 286 dollari del premio ottenuto con la call. Ok? Ovviamente, vabbè, lo vediamo dopo. Okay? Quindi, diciamo, riepilogando, abbiamo un massimo guadagno, diciamo, se il titolo prima della scadenza supera i 212, il nostro guadagno massimo rimarrà sempre 1386. Quindi, vediamo se riesco a tornare indietro. Il massimo guadagno, ovvero... il valore del titolo da 199 a 210 più il premio, se il titolo in questi 30 giorni, supponiamo, arriva a 220, noi non avremmo guadagnato questa parte. La nostra call fungerà da tappo, chiamiamolo così, da tappo. Quindi il nostro massimo guadagno è comunque su questa linea. Quindi oltre per i prossimi 30 giorni non possiamo guadagnare. Se invece il titolo scende al di sotto di 196, cominceremo a perdere. Questo l'abbiamo visto prima, quindi ovviamente è il nostro stop loss e quindi ovviamente la protezione, a differenza del collar dove noi avevamo una put comprata, in questo caso la put ci avrebbe protetto anche se Apple fosse arrivata a zero. In questo caso invece abbiamo una minima protezione che è semplicemente il premio incassato dalla call. Quindi abbiamo una minima protezione. Per questo, diciamo, il collar da un punto di vista di protezione è molto più efficiente. Ok, questo sembra tutto molto bello, però facciamo attenzione. E qui state molto attenti. Prendiamo il grafico payoff. Prendiamo il grafico proprio della covered call. Guardate il grafico. Chi di voi ha visto anche, diciamo, la diretta che abbiamo fatto la settimana scorsa ha cominciato un pochino a capire come funziona il grafico, no? Quindi sulla destra abbiamo, diciamo, i profit e loss, quindi l'area di guadagno. Qui sotto abbiamo gli strike del sottostante, in questo caso di Apple, quindi verso il basso e verso l'alto. La posizione attuale è questa riga arancione, quindi viola, dove si trova attualmente il titolo. E scusate questo pallino, questa è l'area standard deviation, non ne parliamo, e questo è il grafico che per chi, diciamo, è un po' avvezzo con le opzioni gli dovrebbe ricordare qualcosa. Vi ricorda qualcosa? Qualche risposta? Ancora no, però magari no. Ecco, notate, no, come nel grafico vi è un'area rispetto al prezzo attuale. Se il prezzo sale si continua a guadagnare, però poi arrivati ad un livello che è il livello della call venduta, il guadagno si blocca. Dicono che si vede sfocato, ma... però il fatto che sia sfocato no, è dovuto ai numerini, sono piccoli perché il grafico, vabbè, ma ha poca importanza, non ha importanza leggere i numeri,
è importante che si veda la parte grafica, qui c'è scritto 1006, qua sotto diciamo questa riga è lo zero, questa linea qua è la linea dello zero, ovvero al di sotto di questo prezzo che chiaramente è il 196,14 che abbiamo visto prima, si comincia a perdere, al di sopra, fino a sopra si guadagna, diciamo, fino a 1.400 dollari, 1.386, quello che abbiamo visto prima, ok? Allora, quindi comunque andiamo avanti. Vi ricorda qualcosa? L'hai visto il commento di Domenico? No, non vedo i commenti. Allora c'è Domenico che dice put venduta, Massimo Marrocco dice una short put sintetica, Emanuele Ruscio che sarei punito, short naked che? Mio padre, mio zio, mio nonno. Sarei punito, Emanuele. E comunque esattamente, proprio lei, ovvero la famigerata naked put, quella che tanto diciamo io e Giuseppe aborriamo questa naked put da sola, però la covered call diciamo in realtà è una naked put, ragazzi, è una naked put short, eh? Cioè siamo come vendere una naked put, cioè shortare il grafico è identico, sono due posizioni cosiddette sintetiche equivalenti, esatto, quindi infatti diciamo qui entriamo nel mondo dei sintetici. Il mondo dei sintetici è un mondo dove diciamo i tre ingredienti principali che sono il titolo, la call e la put vengono combinati tra di loro per tirare fuori posizioni sintetiche che si assomigliano. Ad esempio qui sulla sinistra, sulla parte covered call, abbiamo un titolo e una call venduta e qui abbiamo semplicemente una naked put, quindi una put venduta. Quindi abbiamo visto come con due di questi sintetizziamo una naked put, quindi questo è ora. Quindi la cover call, che da molti è vista come una strategia tranquilla, sana, anzi addirittura ti permette di avere un minimo di stop, di avere diciamo un guadagno superiore se il titolo non sale molto, quindi è visto come un titolo e in realtà non è altro che una naked put, che è quella che di cui tutti hanno paura, anche io, Giuseppe. Quindi questo è un po', molti non ci pensano, ma in realtà è così. Ora, finiamo con un'informazione che diciamo, ad esempio, che non tutti non sanno, no? Che negli Stati Uniti, quando aprite un conto in un broker, diciamo un broker di opzioni, vi viene dato un livello. Il livello, quando aprite il conto, vi vengono fatte una serie di domande, tra cui quanto tempo è che tradate, se tradate opzioni, da quanto anni le tradate, e virgolette. Quindi, se volete aprire una posizione naked su call e put, siccome sono considerate strategie ad alto rischio, dovete avere il livello massimo che è 4. Quindi diciamo con livello 4 in un broker americano, che sia Interactive, che sia Tastyworks, TradeStation, non importa quale, potete fare qualsiasi cosa, arrivare fino addirittura a vendere le naked call, addirittura diciamo che sono ancora più rischiose delle put, no? Se invece siete due novellini, e quindi diciamo vi danno un livello 1, però potete fare le covered call. Questo è uno screenshot dei vari livelli, vi fa vedere come a livello 1, quindi proprio basico, potete fare la covered call, e a livello 4 potete fare la naked put. Quindi praticamente dite, ma è la stessa cosa, no? Quindi perché io devo avere un livello 4 per fare una naked put e mi basta un livello 1 per fare una covered call? Cioè, avete qualche idea di questo? Avete qualche idea sul perché sia possibile fare la covered call e non la naked put o soltanto la cash secured naked put? Se no ve la spieghiamo noi. Allora, agli occhi del broker americano, no? Qual è il concetto? Se voi fate, no, una covered call, avete in portafoglio le azioni. Esatto, Domenico dice il sottostante, esatto. Quindi, alla fine, no, sebbene per voi il rischio sia uguale, per il broker c'è una ragionevole sicurezza che se la vostra naked put sintetica, quindi la vostra covered call, è protetta, perché se il titolo scende,
voi perdete sul titolo. Se il titolo sale, qualcuno eseguirà la call che ha comprato da voi e vi toglierà le azioni che avete in portafoglio. Quindi per il broker è abbastanza neutra la cosa. Invece, se voi shortate la put, a meno che avete visto là, nella slide di Paolo diceva cash secured, se non avete il cash che garantisce, no, la vostra put, non ve la fanno fare, perché se voi shortate una put, vi dimenticate o siete pasticcioni, vi andate al mare e nel frattempo il mercato precipita, a quel punto potreste non avere la copertura per la vostra put, potreste non averla. Quindi nell'ottica del broker è più rischiosa, nell'ottica vostra invece è sicuramente... Tra l'altro, da un punto di vista di margine è uguale, cioè nel senso, se voi avete il sottostante come standard viene marginato a 2, quindi diciamo, se avete, che ne so, 10.000 euro di titolo, il margine è 5.000, quindi quello standard. Quindi diciamo, se andate a vedere quello che è il margine normale di una put, è uguale al valore del titolo diviso 2 più il, diciamo, quello più o meno, lo fanno più o meno, poi diciamo cambia un pochino da broker a broker. A voler essere pure un po' cattivelli, ma insomma mi sembrerebbe un po' eccessivo, però è così, diciamo che se fai una naked put ne devi fare una sola, quindi paghi $1 le commissioni, se devi fare una cover call ne paghi 2, perché ovviamente diciamo il titolo costa, diciamo 100 pezzi costano $1, più la call è un altro dollaro, che tu dici vabbè ma è $1, sì, ma se lo moltiplicate per n operazioni è il doppio. Quindi diciamo che se loro dalle commissioni delle naked put incassano di commissioni, cioè 1 milione, da 1 milione si passa a 2 milioni, quindi ovviamente anche questo ha la sua importanza, parliamo del doppio, non di qualche dollaro in più. Ragazzi, considerate, ragazzi e ragazze, considerate pure il fatto, no, che dal punto di vista del broker, ve l'abbiamo detto più o meno come gira la faccenda, quello che più grave al nostro modo di vedere, no, è che vi siano dei formatori, soprattutto in America, dove piace molto sta covered call, che la insegnano come una strategia relativamente sicura, anzi una strategia che ti aiuta, come diceva Paolo, a rafforzare i tuoi proventi nel caso in portafoglio. Questo perché? Perché in America molta gente, quasi tutti gli americani, hanno un portafoglio di azioni, soprattutto blue chip o azioni, insomma, di quelle solide, nei loro conti pensionistici. E sui conti pensionistici sì, Angelo, certo che c'è la margine del titolo. Allora, noi ci siamo poi un po' sforzati anche di vedere quanto vale sta strategia da un punto di vista, adesso al di là del rischio della equivalenza sintetica, no? Ci siamo detti quanto vale, si può fare una stima di quanto vale. E siccome uno di noi due, anzi tutti e due siamo due secchioni, uno ci ha fatto pure la tesi sulle opzioni, pensate quanto è triste questa cosa, non sono io ovviamente. No, l'ha fatta lui, infatti. Allora, abbiamo provato a fare un po' di indagini. Tra un po' compare un grafico che vi spiego. Su questo grafico ci sono tre colori che dovete guardare, la curva verde, quella blu e quella porpora. E questi tre sono tre indici, quindi anche se purtroppo si chiama put, ma non è la put, è un indice che è stato creato da Goldman Sachs insieme al CBOE, al Chicago Board of Option Exchange, dove in sostanza si ha una vendita mensile. Ogni mese questo indice vende una put sullo standard del PUR 500 a the money, con scadenza un mese. E ovviamente, no, come dicevamo prima, è una vendita di put naked che si fa avendo il collaterale, cioè garantita da Treasury Bond. Quindi nel conto per fare questa strategia dovete avere il corrispettivo valore, il 50% del valore della put, garantito da Treasury Bond. Poi c'è, vabbè, l'indice standard PUR 500, e l'altra strategia è questa dell'indice BXM, che è sempre realizzato da Goldman Sachs, e replica il paniere delle 500 azioni dello standard PUR più la vendita di una covered call a the money mensile. Quindi ogni mese in questo indice voi avete tutte le azioni dello standard PUR 500 e vendete una call S&P X a the money.
E questo è il risultato che è stato analizzato dal giugno dell'86 alla fine del 2010 praticamente. Allora, guardate le curve. Questa porpora o violetta è la curva della strategia della naked put praticamente. Questa in blu è l'acquisto, proprio il possesso dell'indice, è come se voi aveste il paniere dello Standard & Poor's, e quella in verde è la strategia della cover and call. Come vedete, no? Qui hanno ipotizzato di un dollaro del giugno 86, come si è evoluto fino al giugno 2011. Come vedete, in questo grafico, no? Sembra, anzi è così, la strategia della naked put, no? Che un po' contraddice quello che Giuseppe e Paolo abbiamo sempre detto, sembrerebbe aver avuto più successo. Però noi vi invitiamo a guardare intanto, no, quando il mercato qui, questo tratto qui di salita del mercato è il boom di fine anni 90, no? Il boom dell'internet bubble, quando il mercato saliva. E come vedete qui lo Standard & Poor's 500 straperforma rispetto alle altre strategie. Arriviamo qui al 2011. Allora noi ci siamo detti, vabbè, dal 2011 in poi che è successo? E come diciamo, essendo abbastanza secchioni, abbiamo fatto, qua i colori sono gli stessi, quindi seguite i tre indici, il porpora, il blu e il verde. Come vedete, adesso, sono dati a ieri, come vedete qua siamo proprio al maggio del 2020, come vedete il crollo, no, del coronavirus ha massacrato letteralmente la strategia della put naked, ma non solo, ma quello che è ancora, secondo me, ancora più importante, no? È vedere come nell'ultimo anno, in sostanza dal 2018 in poi, con un mercato, no, che era praticamente quasi fisso sul rialzo e una volatilità in calo, anche qua con la volatilità in calo vendere una put dai nostri dati sembra abbastanza poco performante rispetto allo Standard & Poor's 500, al possesso dell'indice. Qual è il vantaggio del possedere del fare la covered call? È un vantaggio legato principalmente alla standard deviation. Come vedete, queste due sono due strategie con le cover call che stiamo studiando, hanno una standard deviation leggermente più bassa dello Standard & Poor's 500. Anche se non sapete cos'è la standard deviation, è una misura di rischio. Questo deriva da calcoli che noi stiamo facendo con un nostro foglio Excel, che adesso, se volete, poi è costruito, diciamo, tutto con dati, sta qua, da qualche parte, eccolo qua, è tutto costruito con dati ottenibili gratuitamente, quindi è un foglio che anche voi potete costruire se vi piace fare questo tipo di analisi. Però ecco, il concetto che volevamo darvi è che prima di giudicare una strategia, no, è importante valutare, no, quello. Sì, vive il backtest, esattamente, fare il backtest. Quello che noi facciamo, no, sempre con Paolo è un backtest. Ora ovviamente l'abbiamo fatto in questo caso in maniera usando, diciamo, i dati usando questi indici già calcolati. Peraltro, se vi interessa, poi vi sono anche degli ETF che gestiscono, che replicano questi indici. Quindi se voi voleste fare, no, una strategia di put naked, ovvero una strategia di cover call, ci sono due ETF che in particolare sono, li avete visti anche sulla slide, sono per la strategia put, l'ETF si chiama PUTW, quindi Palermo, Udine, Torino, W. Per la strategia invece della cover call si chiama PBP, Palermo, Bari, Palermo. Quindi, con un po' di ricerca, insomma, si ottengono informazioni e soprattutto si fa un backtest che è infinitamente più utile rispetto a rischiare, no, di andare allo scoperto e di fare attività di speculazione, come diciamo noi, alla cieca. Però, Questo Giuseppe, io volevo dire una cosa. Scusami. ve lo diciamo perché
fra le tante mail che abbiamo ricevuto e che Paolo e io abbiamo letto, no? Ce ne sono almeno 5, ne abbiamo contate, di studenti che hanno avuto la sfortuna, diciamo, di fare dei servizi di aderire a dei servizi di segnali con vendita di bootnaked che puntualmente o hanno bruciato il conto, hanno bruciato il 50% del conto. Noi da una parte vi diciamo che i segnali non insegnano a fare trading perché portano pigrizia e portano giusto emulazione o copia e incolla di operazioni. E soprattutto i segnali di bootnaked sono strategie che o siete veramente attrezzati con dei conti grossi a gestirle o vi possono vaporizzare il conto in pochissimo tempo. Ok, no, io volevo dire una cosa, no? Perché Fabio ha fatto una domanda, no? Quindi dice, dunque, voi fare solo una cover call è un suicidio, voi la sconsigliate a noi studenti di farla. Allora, Fabio, non è che è un suicidio. Allora, cioè, secondo me anche qui bisogna guardare il punto di vista. Cioè, se tu hai un portafoglio, hai dei titoli, hai un titolo, hai Apple, ma non hai, diciamo, considera che le opzioni per poter fare la cover call, ricordati sempre che sono sempre a minimi di 100, no? Cioè, se tu vendi una call, proteggi un portafoglio minimo di 100 pezzi di Apple, ok? Quindi, per chi ha dei portafogli consistenti e ha dei titoli già in portafoglio, perché fa il, diciamo, il... oddio, c'è un lapsus, come si dice quando mantieni... che tieni hold, no? Fai il cassettista. Cassettista, non mi veniva in inglese, non mi veniva in italiano. Che fai il cassettista e quindi hai dei titoli, perché no? Ogni tanto vendere qualche call contro qualche titolo, tutto sommato non rischi niente. L'unico rischio che hai è soltanto di guadagnare meno se il titolo sale molto, però non stai rischiando nulla. Anzi, se il titolo non sale tanto o scende un po', addirittura ti prendi il premio. Quindi, a fronte di un eventuale portafoglio di titoli che tu hai, perché comunque ce l'hai, non è che hai fatto questa strategia, cioè non sei entrato apposta per fare una strategia a 30 giorni dove vendi la call e ti compri il titolo. Se lo fai con un'ottica della scadenza della call, quindi per prenderti il guadagno della call, la stai facendo pari e patta come la naked put. Se invece tu hai un portafoglio di titoli e vuoi proteggerlo, o l'intero portafoglio, ad esempio, diciamo un'altra cosa che si può fare è che tu puoi avere un portafoglio che replica ad esempio un po' l'indice Standard & Poor's, potresti, diciamo, venderti anche una call sull'indice, se poi ti margina troppo, perché ovviamente avresti un grosso margine perché sarebbe una call naked, allora puoi fare un call spread, no? Quindi tu, avendo già i titoli in portafoglio, rischi non ce n'hai, cioè grossi rischi. L'unico rischio è guadagnare meno, non hai un rischio diciamo, di perdere, perché tanto con i titoli, se ritorna un altro Covid-19, tu perdi lo stesso. Non è che non avresti comunque una perdita sui titoli, quindi per assurdo la cover call ti limiterebbe questa perdita. Quindi sì e no, diciamo, voi consigliate di farla, sì e no, diciamo, se hai dei titoli sì, se devi fare una strategia a sé stante per la durata, no. Ecco, questo è. Riguardo ai backtest, Massimiliano, tu che sei un esperto ormai di backtest, io volevo dire una cosa sui backtest. Noi li facciamo, no? Io li ho fatti con TradeStation, li ho fatti in Easy Language, li abbiamo fatti sulle opzioni, abbiamo, diciamo, abbonamenti anche su sistemi automatici di backtest sulle opzioni. E poi non E, finiamo però, almeno e io eh, non no, finiamo. usiamo, però una cosa importante, specie sulle opzioni. Secondo me, anche sui titoli, anche sul backtest standard, prendetelo sempre il backtest come un riferimento, ma non come un dato preciso. Cioè, se il backtest vi dice che da qui a fine anno, quella strategia, investendo 10.000 dollari, vi fa guadagnare 10.000 dollari, quindi vi fa il 100%, non pensate che quel 10.000 dollari poi nel momento in cui andate a tradare la strategia sul mercato reale siano poi 10.000 dollari. No, prendetela come per dire: ok, io ho un equity a 45 gradi lunga, quindi posso dire che il backtest ha una valenza. Ok, cioè noi facciamo così: noi diamo valenza al test, cioè diciamo in effetti questa strategia,
se la proviamo sul mercato reale ha buone probabilità di guadagnare, ma non è che siamo certi, è un aiuto in più, perché se l'abbiamo impostato quelle determinate regole sicuramente perché in qualche modo o abbiamo fatto un trade provandoci o abbiamo fatto un trade per sbaglio o ci siamo resi conto che le greche per una certa modo in cui si sono impostate delta, vega eccetera hanno un valore hanno dei valori importanti che normalmente non si trovano, allora facciamo un test, vediamo che corrisponde più o meno a quello che pensavamo, a quel punto per verificare se effettivamente la strategia è valida la dobbiamo tradare sul mercato. Questo noi abbiamo sempre fatto così, quindi ci tenevo a sottolineare questa cosa. Ci sono altre domande? Vediamo questa qua, in caso di naked put OTM. Allora, in caso di naked put OTM, allora per chi non conosce la terminologia, OTM no, è quello che consiglio di fare quelli che vendono le put. OTM significa lontano dal sottostante, quindi se in questo momento l'indice standard & Poor's sta a 3.500, vado a vendermi una put che è 15% più in basso del titolo attuale. 15-20, insomma ognuno ha le sue regole, un certo delta e così via. Allora, se tu vendi no, una put su Apple, no, può succedere, poi potresti dire, vabbè, metto un ordine per comprare il sottostante. E se il sottostante va in gap? E se succede qualcosa di notte quando il mercato è chiuso? Cioè, io volevo... No, su no questo però fatto... peggio, guarda, Alexander, ancora peggio, ancora peggio. Non solo va in gap, ma ti arriva lì, no? E comincia a fare avanti e indietro. Qui tu, che succede? Allo strike, supponiamo 90, no? Fai Apple, quindi allo strike 90, che tu c'hai la put venduta, gli compri il sottostante, poi ritorna a 92 e tu c'hai lo sottostante short, quindi ci perdi, allora lo lasci, e intanto hai perso 2. Poi lo rivendi quando ritorna e ritorna indietro. Questo lavoro, diciamo che questa strategia si chiama gamma scalping, no? Se voi andate a cercare su internet, eccetera, cercate gamma scalping ed è poi si chiama gamma scalping perché non ci addentriamo adesso sulle greche, però ovviamente siccome le opzioni non sono delta 1 ma hanno un delta differente, ovviamente la quantità di sottostante che tu devi vendere dipende dal delta, che varia con il gamma, quindi ovviamente che il cui gamma varia con il delta. Quindi di conseguenza c'è un lavoro di analizzare quanti pezzi, no? Perché poi man mano che ti protegge tu poi devi aumentare i pezzi perché cambia anche il delta. Ma a prescindere dalla complicatezza della strategia è che se tu ti trovi a un certo punto in un mercato laterale, in una situazione laterale, perdi un sacco di soldi. Questo è il problema. E quindi noi, no, per esempio, non lo facciamo... Cioè, abbiamo fatto delle prove, abbiamo provato, eccetera, ma guarda, credimi, dall'esperienza che abbiamo avuto noi su fare gamma scalping è difficile. Guarda, poi c'è un'altra cosa, Alexander, no, a noi hanno fatto un commento da qualche parte sui social dicendo che la vendere put su azioni conviene perché si fa il 2% al mese. E vendere queste put out of the money, quindi ricordiamo a tutti, no, anche a chi sta iniziando adesso, no, che vendere una put significa vendere a qualcuno il diritto di vendere, quindi se tu hai venduto la put sei obbligato ad acquistare se chi ha comprato la put, no, decide di vendere. Lui diceva tanto male che vada, se il sottostante precipita tu compri a 10-15% di sconto. Allora, noi la domanda che gli facciamo è, ma in base a cosa parli di sconto, no? Perché lo sconto, no, nella logica delle azioni, si applica se tu applichi dei concetti di value investing, se tu ragioni come Warren Buffett, come Joel Greenblatt, questi grandi nomi qua. Per loro lo sconto, no, è quando loro valutano un'azienda, tipo quando Buffett comprò Coca-Cola, mi pare che la valutava $13 l'azione. E lui disse, io la comprerò quando arriverà a $13 l'azione. Per me diventa conveniente comprarla a $13 l'azione perché
ha fatto tutte le sue valutazioni sui bilanci, sui cash flow. Ci siamo persi Giuseppe, credo. Ditemi se solo io non lo sento o se non lo sentite anche voi. Fabio, quindi dice, se io non ho azioni in portafoglio, compro l'azione, la cover e call, non è consigliabile? No, bravo, esattamente no, perché a parte che non ti conviene, a quel punto se devi comprare l'azione, la cover e call, tanto vale che ti fai una naked put. Tanto, voglio dire, il margine è lo stesso. Non cambia niente, quindi no, diciamo che non cambia niente. E vendi il sottostante, magari proprio, scusate, ma siccome c'è il comando Giuseppe, eccomi, scusate, non riesco qua, a mettere io online. Mi vedete? Sì, adesso sì, Giuseppe. Scusate, ma qua in Arabia ogni tanto c'è qualche cattivone che mi taglia. No, dicevo, no? Non so fin dove mi avete seguito, ma stavo dicendo, se tu no, non hai fatto le valutazioni di un value investor alla Warren Buffett o alla Benjamin Graham, se dici che hai comprato a sconto di cosa? E se il sottostante che tu hai comprato al 15% di sconto fosse ancora sopravvalutato e se dopo che te lo assegnano col 15% di sconto fa un altro crollo e magari ne perde un altro 20%, che fai? Quindi il problema, ragazzi, è che quando si fa la naked put, no, si deve essere pronti al tracollo sul conto. Noi vi consigliamo di non farla. Se volete farla, fatela, ma sappiate che non è una strategia che in alcun modo possa considerarsi tranquilla. Ci sono altre domande? Ah, differenza fra Married put sono la stessa cosa. La Married put è una put sposata al sottostante. Tu compri l'azione Apple, è come quello che abbiamo visto nel collar, è la parte. È un sintetico di call. Sì, la Married put in sostanza è È una call. sottostante, è l'azione più la put che equivale ad una call. Allora, questa è una No, no, put. però attenzione, Mario, non è che è prote ah, ok, sì, vabbè, protective, sì, comunque è una call, è una sintetica. Protective put, sì, sono sinonimi comunque. Grazie per i complimenti. Si può utilizzare da certa persona anche il metodo Unusual Open Activity, che non è per gli acquisti, ma i vendi a 9. Allora, ragazzi, questa pure è una domanda che in qualche modo abbiamo toccato. Allora, la Unusual Option Activity, no? Allora, uno dei nostri amici americani fa vedere spesso dei trade dove lui va a beccare questa Unusual Option Activity. Che significa? Significa che magari da qualche parte c'è un sottostante che magari muove 2-3 mila opzioni al giorno di movimentazione, e in una giornata arrivano 15 mila ordini call. Lui ci dice sempre: ragazzi, questi 15 mila ordini call non significano necessariamente che c'è qualcuno che sa qualcosa e sta comprando le call perché prevede un rialzo. Potrebbero essere appunto delle call comprate a protezione di posizioni corte. Potrebbero essere delle call che qualcuno ha comprato nell'ambito di varie strategie. Quindi lui ci ha fatto vedere e ha fatto proprio dei trade apposta per farci vedere come, no, l'eventuale segnale di questi numeri anomali, di acquisti anomali, spesso si rivela non soltanto farlocco, ma addirittura contrario a quello che il Sì, segnale però aveva dato. posso, Vincenzo, è un 50-50, cioè quindi 50% sì, 50% no, quindi praticamente uguale zero, cioè non hai, secondo noi non ha valenza. Io volevo rispondere ad Antonio, che dice, Qual se è? Aspetta, sai un volevo. pochino Giuseppe, Antonio, praticamente chiede se per fare un 3-day, ovvero senza possibilità, si pianifica a monte o bisogna avere la possibilità di crearla nel mentre quando si guadagna si può vendere tutto senza aspettare la scadenza, sì. Quando tu inizi un free trade, hai già una pianificazione di quello che fai, cioè diciamo è tutto pianificato. Tu non, nel momento in cui entri, no? La gestione di come gestirai questo trade già lo sai, già sai cosa devi fare prima. Okay?
La domanda di dire lo puoi chiudere quando vuoi, siccome non sei il primo e tantissimi hanno fatto questa domanda, evidentemente è qualcosa che a noi sembra banale, però in effetti è così. Certo che la puoi chiudere quando vuoi, tu la puoi aprire anche dopo un secondo di chiuderla, dopo un minuto, dopo un'ora, non ha importanza. Però quando noi vi facciamo vedere i grafici del free trade, quindi diciamo di quell'area che si trova al di sopra dello zero, quindi che non può andare sotto zero, no? Quella grafica che tu vedi è una grafica del guadagno a scadenza, ovvero se quella struttura è stata combinata con opzioni che hanno una scadenza, non lo so, di 15 giorni, no? Supponiamo che tu fai un trade il primo giugno, scadenza il 15 giugno, quindi tu vai a cercare la catena delle opzioni del 15 giorni, del 15 giugno, riesci a creare questo trade, free trade, sul 15 giugno e crei un'area di guadagno di $1,000, ok? Non è che se tu oggi entri sotto quell'area di guadagno, tu prendi, chiudi e prendi $1,000, perché altrimenti sarebbe troppo facile, non è così. Tu quell'area di guadagno massima di $1,000 ce l'avrai il giorno 15 giugno, nel momento in cui scadono quelle opzioni. Quindi se ti trovi sotto quell'area il giorno 15 giugno, avrai il tuo guadagno. Se tu lo vuoi chiudere prima però quel trade, no? Lo puoi chiudere, lo chiuderai in guadagno, non lo chiuderai a $1,000. Magari se mancano, se tu mancano 15, diciamo, mancano 14 giorni, lo chiuderai a $100. Se mancano una settimana, lo chiuderai a $500. Se manca, che ne so, 4 giorni o 2 giorni, lo chiuderai a $800. Quindi più lo chiudi vicino alla scadenza, più sarà il tuo profitto. Se tu vuoi il tuo profitto che sia il massimo, che ti dice, diciamo, quella linea a scadenza, devi aspettare il giorno di chiusura. Quindi il 15 giugno, se ti troverai sotto quell'area, prenderai quei soldi. Quindi l'area è un'area che praticamente più è larga, più avrai probabilità di guadagno a scadenza. Per questo, diciamo, quando noi creiamo i free trade, diciamo, create quello che diciamo nel corso e che diciamo agli studenti. Voi create il primo free trade, una volta trasformato in free trade, partite col secondo, no? E lo trasformate, partite col terzo, togliete margine, quindi non avete più margine perché il vostro conto a quel punto è libero perché la posizione non margina più nulla, no? E facendo trade davanti e dietro a quell'area, allargate l'area di guadagno in modo da poter avere una probabilità di guadagno superiore. Le opzioni è tutto un calcolo di probabilità. Quindi ovviamente anche questo sottostà a questa regola. Domenico, non ho capito, era stato detto compri il sottostante, a cosa ti riferisci? Mi sono perso. Poi c'è Massimo Marrocco, viva Buffett. Guarda, viva Buffett, io e Paolo siamo innamorati, diciamo, professionalmente di lui, non... Ma abbiamo dovuto sostenere una discussione molto serrata con un signore su internet che diceva che Buffett, Soros e altri sono cattivoni. Vabbè, quindi se vuoi goderti quello che abbiamo scritto, trovi delle lunghe spataffiate di cattiverie da una parte e dall'altra. Perché Giuseppe è un po' polemico su questa cosa. Se gli tocchi questa cosa un pochino, no, sì. Ma non mi puoi dire che Buffett è un profittatore? Paragonarlo, certo, non lo puoi paragonare. Infatti. Allora, quest'altra. Mario, essendo neofita nel mondo delle opzioni, uno dei miei grandi dubbi è come faccio a scegliere i titoli relativi alle opzioni. Te lo spieghiamo nel corso. Allora, aspetta un attimo, una cosa alla volta. Come fai a scegliere i titoli? Allora, i titoli, ragazzi, noi nel corso onestamente non diciamo come si scelgono i titoli, cioè la scelta, no, su quale titolo entrare e se entrare corto o lungo è una scelta dell'analista. Analista tecnico, se usi le linee, gli angoli o l'analisi tecnica, analista fondamentale se usi l'analisi fondamentale. Allora, noi personalmente abbiamo, no, una metodica che stiamo formalizzando, fra l'altro, che è quella che ha condiviso con noi un amico che ha lavorato in Goldman Sachs, in Lehman Brothers, prima che sparisse, ovviamente, e che adesso gestisce un hedge fund. E se la vedi, questa metodica, è esattamente l'opposto di quello che tu vedi fare al trader normale. È tutta basata su dati macroeconomici, è basata su
previsioni sui settori e sul prodotto nazionale lordo. Da quelle previsioni si definiscono quali sono i settori su cui investire o speculare al ribasso e poi si scelgono le azioni. Allora, e si fa, e guarda, loro usano sostanzialmente dati, quasi tutti i dati che usano sono dati disponibili gratuitamente, quindi dati che trovi sui vari siti governativi e così via. Quindi, una volta che hai fatto la scelta, poi con il corso nostro impari a scegliere gli strike, a scegliere le scadenze e così via. Ma tu le vedi le domande, Paolo? Sì. Qual è la prossima? Provo a vedere, ci provo a massimo perché se provo a vendere put ti posso fare i titoli, ma Questa qui. meglio Se vedrete sicuramente. proprio vuoi vendere put, si possono fare sul sito più basso. Fabio, scusa, metti quella di Fabio dopo un attimo. Questa? Fabio, no. Assolutamente no, chi aspetta la scadenza perde sempre i soldi. Assolutamente no. Lo No, scopo del fide è proprio non perdere nulla. Quindi, anzi, tu guadagni, lo puoi chiudere prima. Se aspetti la scadenza e ti trovi al di sotto dell'area, guadagni tutto il guadagno possibile. Quindi, dipende dove ti trovi, dove si trova il sottostante alla scadenza. io questo non l'ho capito. Se proprio vuoi vendere put, si possono fare tutti con basso valore. Sì, vabbè, ma Vabbè, se vuoi. questa è una cosa, diciamo, da molto, molto, Guarda, diciamo, da noi lo facciamo, ma non vendiamo put naked. Noi usiamo una tecnica che abbiamo imparato da uno dei nostri mentor che si chiama 5-year millionaire. Ma ti posso e gioca però sulla volatilità, non gioca sul valore basso o alto, gioca sull'alta volatilità. Oh, un'altra cosa importante, perché diciamo a proposito di questa domanda che fa Domenico, ragazzi, non è che quando vi trovate sul mercato reale, non è che ci sono i titoli che vai a fare opzioni su un titolo che costa 3 dollari, 5 dollari. Non è facile, perché gli strike sono enormemente distanziati, io parlo a livello percentuale. Quindi tra uno strike e l'altro c'è un mondo di spazio, roba del 10%. Quindi fare trading, diciamo molto spesso, no? Se voi vedete il volume delle opzioni, il volume sulle opzioni sta sui titoli Apple, Tesla, che ne so, come si chiama? Microsoft, cioè Google, Facebook, diciamo sui titoli che hanno un valore abbastanza importante e hanno degli strike abbastanza vicini, perché su questo poi magari faremo una diretta apposta, adesso è un po' troppo tecnico parlarne, però è importante capire anche quanto è la distanza degli strike, no? Perché su quello poi si riesce a fare le varie differenziazioni. Comunque, vabbè, questo poi ne parliamo, adesso non vorrei complicare, visto che siamo nella diretta pubblica. Sono domande un po' troppo tecniche, magari se no perdiamo diciamo, l'attenzione. Fabio, queste domande ce le possiamo vedere poi nel gruppo privato, perché se no qua, diciamo, andiamo un po' troppo sul tecnico. Comunque, diciamo, Giuseppe, io qua siamo più o meno arrivati, diciamo, alla fine della diretta perché mancano 5 minuti. Volevo soltanto dire che magari sulla prossima diretta faremo un attimino un po' più, saremo un po' meno tecnici e un po' più teorici, nel senso che parleremo un attimino un po' più delle opzioni, che cosa sono, perché ovviamente la diretta è un punto, diciamo, dove tutti si possono collegare, anche chi non ha acquistato il corso, e quindi secondo noi è forse un po' più giusto far capire un attimino il mondo delle opzioni in maniera molto più generica, invece di parlare troppo di tecnicismi. E quindi tutti coloro che attualmente hanno partecipato, Massimiliano, Fabio, Mario, Domenico, insomma, tutti voi che avete già acquistato il corso. Magari, diciamo,
domande un po' più tecniche ce le facciamo, diciamo, nelle dirette del gruppo privato, dove andiamo veramente a parlare di delle tecniche, delle modifiche, è molto più semplice. Io questa domanda, Nick, sul collar, poi lo vedremo nella sessione quando faremo il golden collar, però in generale noi preferiamo fare collar a scadenza molto più breve, non un mese ma addirittura settimanale, e cerchiamo di comprare put non in the money, perché non conviene mai, ma di comprare put o a the money o immediatamente uno strike più in basso della the money, ma di usare delle strutture put, non la put naked, che sulla base di un calcolo di probabilità coprono la maggior area possibile senza costare un patrimonio. Quindi ovviamente non compriamo la put naked, ma facciamo varie strutture che modifichiamo in corso d'opera. Poi lo vedremo comunque in dettaglio nel corso Golden Collar. Ho visto il vostro prima, da quando quello mio non c'è. Sì, nel corso ci sarà. Il corso Free Trade è una tecnica che è finalizzata a azzerare il rischio e a gestire il rischio anche quando il trade ti va male, perché il problema, ragazzi, quando il trade ti va bene, no, sono tutti bravi, cioè una volta su due dovrebbe andarti bene, o una volta su tre dovrebbe andarti bene per la legge dei grandi numeri o per la random walk. Il problema è gestire un trade quando ti va male. Cioè, se tu sei entrato lungo e il mercato ti va contro, che fai? Nel mondo del trading tradizionale ti pigli lo stop loss, punto e basta. Con le opzioni hai la possibilità di correggere il trade, bloccare la perdita, per cui oltre un certo livello di perdita non vai nella peggiore delle ipotesi, ma rimani nel trade, per cui quando il mercato magari riprende a muoversi e magari fa un movimento a tuo favore, hai una possibilità di togliere completamente il rischio da quel trade e da passare da un trade in perdita o da un trade sul quale avresti contabilizzato una perdita ad un trade che magari o non perde o addirittura va in guadagno. Cioè, noi quello che abbiamo imparato con i nostri amici americani è proprio sono queste tecniche che quando tu sbagli, alla fine guadagni. Giusto ieri quello che seguiamo più degli altri ha portato a casa un trade, voi del corso Free Trade l'avete visto in diretta, il trade, quello che ho chiuso ieri su Thinkorswim. Quel trade là era nato come un trade lungo sbagliato quando il mercato poi è sceso. Lui, gestendolo, l'ha portato in guadagno. Quindi l'abbiamo imparato da lui questa tecnica, ed è una cosa che puoi fare solo con le opzioni e non puoi fare con i titoli normali, con il trading normale, dove quando sbagli ti prendi lo stop loss. Mi immagino che ci sia sempre una valutazione del momento, e specialmente voi che fate un sacco di flag. Che flag facciamo? Non lo so. Alte probabilità di fondo, ma percentuale, quante ne portate e quante, per esempio, guarda, ieri non è, purtroppo vi abbiamo mostrato ieri un esempio strano di un trade che abbiamo portato a scadenza. Una volta io ero a cena con un certo Pratesimi, Paolo Pratesimi, avevo, ti ricordi quel Condor? Avevo un Condor enorme da parecchi parecchi soldi, e Paolo mi diceva: ah, cazzo, chiudilo, porta, non lasciare che scada, perché potrebbe scadere, adesso stai in profitto e magari va in perdita. Io disse: vabbè, da questo me lo gioco, e lo lasciai scadere. Ma di solito, ragazzi, noi non rarissimamente portiamo un trade a scadenza. Lo portiamo a scadenza o quando sta talmente tanto in the money che lo lasciamo riscadere e ci porta a toccare i soldi, o viceversa, quando sta talmente tanto out of the money che lo lasciamo scadere e se perdita registriamo la perdita, ovvero se era un trade che deve scadere, scade. Ma normalmente la tecnica free trade è una tecnica che, come state vedendo, ti porta a correggere i trade prima che scadano. E la frase che noi abbiamo imparato dai nostri amici americani è: take the money off the table, togli i soldi dal tavolo. Appena puoi, togli i soldi dal tavolo, non lasciarla i soldi, perché il mercato overnight ti può fare degli scherzi. E quello che era un trade in guadagno, la mattina dopo è un trade morto. Perché? Perché sei stato avido. Quindi quasi mai li portiamo a scadenza. Ieri, purtroppo, ripeto, vi abbiamo fatto vedere un episodio, oggi c'è un altro che sta per andare a scadenza, no, devo correggere, però oggi lo correggo, giuro.
Va bene, io direi che diciamo grazie a tutti per aver partecipato un'altra volta. Un'ora precisa spaccata, quindi Una spaccata e se avete ci. qualche domanda specifica, ragazzi, qualche argomento, scriveteci, poi ovviamente se. Poi sì, tanto noi le vediamo, casomai rispondiamo successivamente. Ok, va bene, allora un saluto a tutti e ci vediamo la prossima settimana. Un saluto, ciao ciao.